Sicurezza viabilistica e sicurezza di controllo del territorio. Credo che sia fondamentale che nell'agenda del governo la mobilità sostenibile, soprattutto nelle zone di maggior afflusso turistico, possa essere garantita e dall'altro lato la presenza costante del Ministero dell'Interno proprio per presidiare, controllare e per avere un turismo in sicurezza. Di A14 ne ha percorso un breve tratto il sottosegretario, ma gli è bastato per capire l'esasperazione degli automobilisti abruzzesi. A Roma la sua voce si aggiungerà ai ripetuti appelli per mettere fine, prima possibile, ai lavori di manutenzione senza fine di questo tratto dell'Adriatica. Ne ha parlato a Giulianova, l'uomo di governo, dove ha visitato il presidio di specialità della Polizia Stradale. Ad accoglierlo, tra gli altri, Paolo Fassari, comandante il compartimento Abruzzo-Molise, che a proposito di A14 sottolinea. L'autostrada adriatica ci costringe ai lavori forzati un po' perché c'è una viabilità che, per quanto ci si sforza, ha comunque delle criticità. Alla vigilia ormai delle partenze da Bolino Rosso e Nero, sempre utili i suggerimenti di Nadia Carletti, dirigente della Polstrada di Teramo. Mettersi in viaggio solo e quando non abbiamo sonno, quando non abbiamo bevuto, i telefonini prima di tutto, visto che la causa principale degli incidenti stradali ancora purtroppo è da registrare nella distrazione alla guida. Molteni, che ha portato poi il suo saluto al personale del commissariato di Atri, in precedenza aveva sottoscritto a Teramo il patto per la Costa Sicura, più agenti quest'estate nelle località di villeggiatura.